Ciao a tutti e benvenuti al terzo appuntamento dell'Home Fitness Allenati con noi da casa. Abbiamo ancora qualche settimana chiaramente da rimanere nelle nostre abitazioni, quindi approfittiamone per inserire altri esercizi per tenerci in forma. Lo facciamo con Lorenzo Codrin. Ciao Coda! Ciao, guarda. In questa terza puntata andiamo a vedere quello che è un circuito di core training da 10 posizioni da andare a inserire nel riscaldamento. Avevamo detto nella prima puntata di far precedere il lavoro a casa da un piccolo riscaldamento. Il piccolo riscaldamento prevede, come sta facendo Lorenzo in questo momento, posizioni di mobilità per la schiena, per le anche, per tutte per le ginocchia, qualche posizione di flessibilità e allungamento muscolare, quindi i grossi gruppi muscolari delle gambe principalmente, quadricipiti, flessori e polpacci. Poi inseriamo il nostro circuito di addominali e dorsali con posizioni isometriche, quindi senza movimento, e posizioni dinamiche. Il circuito è continuo, si fa a tempo, con tempi che vi dirò e che sono più o meno lunghi in base alla vostra condizione di forma, facendo una posizione addominale, una addominale o dorsale, così via fino alla fine del circuito. Il primo esercizio, già visto in uno dei circuiti delle prime puntate, è il plank isometrico. In appoggio sui gomiti, corpo ben disteso orizzontale. Lavorare bene con gli addominali e tenere la posizione per 20-30 secondi. Seconda posizione, ci giriamo e facciamo un hip bridge isometrico. Anche qui lavoriamo bene a mantenere la posizione usando glutei, flessori e bassa schiena. Non tiriamo con la parte anteriore delle cosce. Tenuta della posizione per 15-20 secondi. Ci giriamo di nuovo in posizione di plank sulle mani e solleviamo in modo alternato gamba destra e gamba sinistra per 10 o 15 secondi. Finito l'esercizio, facciamo la stessa cosa sollevando in modo alternato braccio destro, braccio sinistro. Anche qui 10-15 secondi. Torniamo in posizione dorsale e facciamo un hip bridge dinamico a due gambe. Stessa posizione di prima, però questa volta in movimento. Anche qui concentriamo bene il lavoro in modo che siano i glutei e i flessori a far partire l'esercizio. Qui il tempo è di 15-20 secondi. Rimaniamo seduti a terra, però con un esercizio addominale, crunch alternato, gambe e braccia. Eccolo qui, anche qui i tempi di 15 o 20 secondi in base al vostro stato di forma. Passiamo adesso a una posizione laterale, side plank isometrico. In appoggio sul gomito, corpo ben allineato. Teniamo la posizione per 10-15 secondi per lato. Quindi dopo la prima parte cambiamo lato, stessa tempistica dalla parte controlaterale. Poi torniamo sempre sulla parte dorsale, hip bridge dinamico a una gamba con tempi di 10-15 secondi per gamba. È lo stesso esercizio, cerchiamo di non utilizzare la gamba libera in appoggio per fare leva. Lavoriamo anche qui col gluteo e i flessori della gamba appoggiata a terra, l'altra è appoggiata sul ginocchio soltanto come appoggio, non come leva. Side plank dinamico, quello che prima abbiamo fatto senza modificare la nostra posizione, adesso lo facciamo con un movimento sempre per 10-15 secondi per parte. E andiamo a chiudere il nostro circuito con lo scorpione. Posizione prona, braccia aperte, portiamo il piede
alla mano controlaterale. Posizione di mobilità per la schiena, anche qui 10-15 secondi. E questo è il nostro circuito da inserire tra la parte di mobilità e stretching iniziale e l'inizio del circuito di lavoro vero e proprio. Alla prossima.